Onorevole Boccadutri, ieri Roma ha vissuto una giornata a dir poco agitata perché c'è stata questa manifestazione di protesta dei taxisti che ha raggiunto, diciamo, livelli che da tempo non si vedevano, e c'è stata anche una dichiarazione della sindaca. Ecco, che idea si è fatta un po' di quello che è successo ieri e quali possono essere le conseguenze? Ma io intanto mi faccio un'idea di quello che è successo da una settimana a questa parte. Ieri è stato proprio il culmine, l'acme. Però vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori che sostanzialmente noi è una settimana che i cittadini vivono un disagio del servizio pubblico. Questo è il punto importante, per cui anche qui la dichiarazione del sindaco mi ha molto stupito, perché nel momento in cui si mette in difficoltà il diritto di movimento dei cittadini, per ricordare che i taxi svolgono appunto un servizio pubblico, fare questa dichiarazione senza neanche, diciamo, criticare quello che è stato poi il disagio dei cittadini, mi sembra proprio che non si sia all'altezza del ruolo, soprattutto per un altro motivo. Io vorrei sapere quali atti ha compiuto il sindaco Raggi contro il fenomeno dell'abusivismo, perché da questo punto di vista effettivamente se c'è uno che svolge illegalmente un servizio, e quello va sanzionato, e il sindaco ha dei poteri da questo punto di vista, e ad oggi non ha fatto nulla, quindi ha fatto una passerella, e confermando come sempre che il sindaco Raggi è inadeguato, non fa nulla per risolvere i problemi. Ma poi quando senti, diciamo, un po' di rumore che possa essere utilizzato politicamente contro il governo, ecco, ci mette la faccia. Poi comunque in serata c'è stato questo accordo con il governo che ha fatto rientrare la protesta innanzitutto, però insomma a un prezzo piuttosto caro per i cittadini, no? Francamente anche qui, da questo punto di vista, secondo me bisogna distinguere. Io considero che molti, secondo me, tassisti in questi giorni per paura non si sono distinti da questa modalità delle proteste, anche dal fatto della continuazione di queste proteste. Dico questo perché nel momento in cui il governo chiama ad un tavolo, e l'ho fatto qualche giorno fa, a mio modo di vedere, nel seppure aspro confronto che ci può essere tra le parti, nel momento in cui c'è una fissazione di una data d'incontro, si interrompono le proteste e si va a vedere l'incontro. Il merito di quell'incontro io non lo discuto. Io vorrei vedere poi, naturalmente, quello che uscirà fuori nel decreto, e lì capiremo se naturalmente si fa una cosa a favore, diciamo, del sistema, prende in debita considerazione gli operatori, in questo caso i tassisti, ma gli operatori anche coloro che hanno acquistato una licenza di noleggio con conducente, che fin tanto che lo svolgono, diciamo, nei limiti della legge, anche il loro interesse va tutelato, e anche l'interesse dei consumatori. Ecco, da questa parte mi aspetterei anche il coinvolgimento delle associazioni più rappresentative dei consumatori in questa discussione.